Allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo oggi è quello di vedere assieme velocemente la soluzione del laboratorio della scorsa settimana, eventualmente discutere delle diverse alternative. Allora, il punto di partenza era questo grafico. E la prima parte del lavoro da fare è quello di capire quali sono le limitazioni di questo grafico, quindi fare sostanzialmente una fase di analisi. Successivamente bisogna fare una fase di design e quindi provare a riprogettare un grafico che visualizzi in maniera più efficace le stesse informazioni. La struttura di questo laboratorio è esattamente identica a quella di un esame. E quindi sapete esattamente cosa vi aspetta. Come facciamo l'analisi? L'analisi la possiamo fare usando il solito template, che è quello che trovate qua sotto, che parte dalla domanda, quindi capire se esiste un obiettivo a cui risponde questa visualizzazione, i dati, capire se i dati sono sensati, sono validi. Ovviamente nel momento in cui noi abbiamo a che fare con un grafico, sui dati possiamo dire non tantissimo. Okay? O abbiamo un nostro file con i dati che possiamo analizzare in qualche modo, oppure possiamo cercare di capire se nel grafico ci sono dei dati che non significano nulla, sono non consistenti tra di loro, sono evidentemente sbagliati. Il terzo punto è l'aspetto visivo. L'aspetto visivo che è sostanzialmente suddiviso in altri tre sottopunti che riguardano la proporzionalità, l'utilità e la chiarezza. E quello che avevamo visto nella prima parte del corso. Iniziamo a parlare del primo punto che riguarda la domanda. Allora, per identificare una domanda non deve necessariamente esserci un punto interrogativo. Ok? Quindi, in questo caso, il titolo del grafico e il sottotitolo ci indicano, se non esattamente una domanda, almeno un obiettivo, quindi che cosa si vuole mostrare. E quindi in questo caso, sebbene non sia perfettamente definita, si intuisce quale sia lo scopo, cioè andare a visualizzare come l'altezza e il peso di Batman si siano evoluti nel tempo. I dati. È un giochino da settimana enigmistica, trovare l'intruso. Ovviamente l'intruso è questo, c'è anche messo come nota in fondo, non c'entra nulla, mentre gli altri sono attori in carne e ossa o comunque rappresentazioni di attori che potrebbero essere in carne e ossa, quindi il fumetto, questo ovviamente non c'entra nulla. E il fatto che debba essere rappresentato non in scala è già un'indicazione che c'è qualcosa che non va. Un ragionamento ancora più spinto potrebbe dire che il personaggio dei fumetti in realtà anch'esso non rappresenta una persona in carne e ossa. Quindi, un approccio un po' più limitato avrebbe escluso semplicemente questo, quindi il Lego. Un approccio un po' più integralista avrebbe probabilmente escluso anche quello dei fumetti. Queste due soluzioni sono le due soluzioni accettabili. Quello che invece non è esattamente corretto è mantenere tutti i dati. In questo caso un dato è particolarmente fuori dagli altri.
Sì. Volevo chiedere una cosa sulla prima domanda, cioè quello che è stata definita che sì. è la prima domanda. Può essere anche ricercata all'interno dell'articolo? Cioè se per esempio non si fosse sì. un sottotitolo... Allora, sì. Adesso qui in realtà io ho tagliato molto corto, vi ho messo il link all'articolo. In questo caso l'articolo riporta chiaramente la domanda, quindi... come è cambiato il fisico di Batman negli ultimi 50 anni. Quindi in questo caso decisamente il titolo dell'articolo potrebbe darvi un'idea. Di solito io cerco di riportare o il titolo dell'articolo o una sintesi, magari in una riga, e quello potrebbe essere il punto di partenza per capire se c'è una domanda. Per quanto riguarda l'aspetto visuale, qui c'è un classico errore da principiante, ovvero tagliare Batman a metà, le barre in realtà, perché le figurine di Batman in realtà rappresentano delle barre. L'altezza, come anche è indicato qua, l'altezza della figura corrisponde all'altezza del personaggio. Peccato che, come vediamo dalla scala a fianco, l'altezza non parta da zero, ma parta da qualcosa che sta intorno a 140-145. Quindi l'altezza di questi non è esattamente proporzionale alla misura che effettivamente vogliamo rappresentare. Quindi il rapporto tra l'altezza nel grafico e l'altezza e la misura effettiva che vogliamo rappresentare non è costante per tutte le barre. Lasciamo perdere l'ego, che ovviamente abbiamo detto che lo escludiamo dalla nostra analisi. In generale non c'è un rapporto costante. Allora, questo noi lo possiamo vedere a occhio guardando la scala. Un altro modo di farlo è aprire questa immagine in Paint, in quello che volete, e andare a misurare l'altezza effettiva, in pixel, in centimetri, in cosa volete, di quelle figure, e andare a vedere se il rapporto tra quell'altezza e la misura, 193 rispetto a 183, è uguale. In questo caso è sufficiente la scala per accorgersi che in realtà questo non è vero. Quindi, c'è un problema di proporzionalità per le altezze. Le larghezze, se ricordo bene, invece sono abbastanza proporzionali. Il rapporto tra la larghezza e la misura è uguale tra tutti. Quindi questa larghezza diviso 98 è uguale a questa larghezza diviso 82. Okay. Beh, vado a memoria, quindi potrei anche sbagliarmi, però in realtà la caratteristica principale che noi vediamo è l'altezza, e quella sicuramente non rispetta il principio di proporzionalità. Altro aspetto da considerare è l'utilità. Sono utili i diversi elementi che noi troviamo sul grafico? Allora, l'icona qua no, non ci disturba particolarmente, ma non serve a niente. Questa specie di leggenda che ci spiega come leggere l'altezza e la larghezza ragionevolmente è utile, perché onestamente a me non sarebbe mai venuto in mente di rapportare la larghezza della figura al peso. Quindi senza quello effettivamente era difficile da decodificare. Quindi questa piccola suggerimento o indicazione di lettura è effettivamente utile. Le indicazioni qua sotto sono di nuovo utili, perché ci dicono di chi si tratta, degli anni, e ci riporta anche le informazioni precise su altezza e peso, che
difficilmente potremmo dedurre semplicemente dal grafico. La forma delle nostre barre, questa no. Decisamente non è utile, anzi, anche in termini di chiarezza, complica la lettura e il confronto. Quindi, in generale, utilizzare delle forme, delle silhouette per andare a rappresentare delle informazioni non è mai una grande idea. E in generale, la presenza di queste informazioni distrae dalla informazione. Per cui, finché stai in un giornale, una rivista ad ampia diffusione, non scientifica, ci può anche stare. Nel momento in cui questo finisce in un rapporto scientifico, una relazione di un lavoro, eccetera, no, assolutamente non va bene. In termini di chiarezza, direi che c'è il problema della lettura del margine. Le informazioni sono abbastanza messe in corrispondenza delle varie figure e quindi sono relativamente chiare, come pure la guida di lettura ci permette di capire come interpretare altezza e larghezza. Quindi in termini di chiarezza, tutto sommato, non va male. Quindi il problema principale da risolvere qui è un problema di proporzionalità e anche andare a evitare che queste figure che non portano nessuna informazione ci distraggano dal messaggio effettivo. Possibili soluzioni. Allora, una prima soluzione è quella che vediamo qua. Ho fatto due diagrammi a linea, due diagrammi separati, uno che riporta l'altezza e l'altro che riporta il peso. E ho usato sull'asse X gli anni. Quale anno? Beh, ho usato l'anno di inizio, l'anno in cui un particolare attore ha iniziato a recitare nel ruolo di Batman. Un'alternativa poteva essere utilizzare le barre. Ho una leggera preferenza verso le linee perché quando dobbiamo dare l'idea dell'evoluzione nel tempo, tendenzialmente le linee sono più adatte. Il secondo motivo per cui le linee sono tendenzialmente preferibili è che se utilizzo le barre devo iniziare e devo mostrare anche l'asse. Quindi devo partire da zero. E questo mi avrebbe portato a delle linee lunghissime, motivo per cui chi ha pensato al grafico iniziale aveva deciso di tagliarlo, e per cui le altezze risultano molto simili l'una all'altra. Utilizzando le linee, il valore del punto è codificato leggendo sull'asse corrispondente. Quindi questo è un valore che sta intorno al 97-98 e un valore che è 2012, adesso forse col Ben Affleck, che in realtà non mi ricordo che cos'era come valore, non è riportato qua. Quindi, evoluzione del tempo mi suggerisce una linea. Il fatto che i valori siano abbastanza raccolti in un intervallo limitato e lontano dallo zero è un'altra cosa che mi suggerisce l'uso di punti e linee piuttosto che delle barre.
una soluzione di questo tipo è assolutamente soddisfacente. Vi riporto alla pagina del sito, in particolare per quanto riguarda i punti. Abbiamo 13 punti per la parte di analisi e 16 punti per il redesign. Questi 13 punti sono suddivisi sui 5 punti che abbiamo menzionato prima. Quindi sostanzialmente per ognuno di quei punti io valuto se la soluzione, la risposta che date è ideale, quindi centra i punti principali, se è più o meno giusta, oppure se non ha colto le problematiche che sono presenti nel grafico. Per quanto riguarda il redesign, la cosa fondamentale è che il redesign ci sia. E so che è una cosa ovvia da dire, ma deve visualizzare qualcosa. Non è così ovvio se voi aveste visto gli esami degli anni passati. Perché capita molto spesso che uno arrivi all'ultimo e alla fine si ritrovi con un file, un codice JavaScript che non produce nulla. Se io non vedo niente, quei 16 punti sono moltiplicati per 0. Ok? Quindi è insufficiente. Quindi il mio consiglio è: iniziate a fare un grafico che faccia vedere qualcosa in maniera ragionevole. Dopodiché, se avete tempo, iniziate a raffinarlo, ad aggiungere degli elementi, a dettagliarlo. E quindi innanzitutto si deve vedere qualcosa che sia sensato e che corrisponda ai dati. Dopodiché, che sia la scelta migliore, che ci siano le etichette, che sia rappresentato nel modo ideale, lo potete aggiustare man mano. Le altre domande riguardano, poi ci sono le domande di teoria, e queste complessivamente mi valgono 3 punti. Potete consultare libri, appunti, ma l'esame è individuale, quindi non si parla. L'ultimo appello che ho fatto, ho dovuto cacciare a urla 2 vostri colleghi. Quindi se io sento parlare e individuo chi è stato, esce. Se sento parlare in maniera insistente e non individuo chi è stato, esco io, senza i vostri compiti. Ok? Patti chiari. Avete i libri, quindi se vi dimenticate qualcosa potete andare a leggerlo, avete i manuali, avete tutta la documentazione che serve, tutta quella essenziale, quindi quella è più che sufficiente per risolvere il tema. Sì. La documentazione deve essere tutta scritta o si può accedere a internet? Non potete accedere a internet, potete accedere al sito del corso, potete portarvi una chiavetta e copiare il materiale prima dell'inizio dell'esame effettivo. Quindi
Tanto nel momento in cui accendete il PC, iniziate a avviarlo, installate WebStorm, eccetera, eccetera, nel frattempo, il WebStorm è sempre molto lento, quindi nel frattempo potete tranquillamente copiarvi quello che volete dalla vostra chiavetta sul PC. Quindi non deve essere necessariamente scritto. Se volete avere qualcosa di scritto, va bene. È assolutamente a vostra scelta. Vedete che il lavoro, a parte le due domande, che comunque non sono qualcosa che potete andare a leggere direttamente negli appunti, il resto è applicazione di tutti i concetti che abbiamo visto. A me non interessa che vi ricordiate il dettaglio sintattico o la specifica funzione di JavaScript, a me interessa che voi sappiate mettere assieme un qualcosa che sia sensato. Questo è l'obiettivo minimo per superare il corso. Quindi questa è una soluzione che risolve praticamente tutti i problemi che aveva il grafico iniziale e quindi per me può tranquillamente valere il massimo. Una seconda soluzione, leggermente più raffinata, quindi se volete la prima, magari invece di 16 punti potrebbe valere 15, perché è un po' base. Ecco, una seconda soluzione un po' più raffinata è un grafico unico con il doppio asse Y, in cui effettivamente abbiamo il peso e l'altezza che sono separati. Per cui è un po' meglio, però il grosso della valutazione va sul capire quali sono le limitazioni e risolverle. A parte riuscire a visualizzare qualcosa, che è la situazione di base. Ok, quindi questo è leggermente meglio di quest'altro. Ci sono anche altre varianti, ok? Un'altra cosa, io qui vi ho indicato velocemente qual è la linea guida che ho seguito per andare a fare quel grafico. Se voi avete magari due idee e non sapete qual è la migliore, potete anche chiedere a me, ma io non vi rispondo. Quello che potete fare è, avendo tempo, realizzarle entrambe e scrivere qual è il vostro ragionamento. Io ho fatto questa scelta perché credo che... Okay, se il vostro ragionamento ha senso, anche se non avete fatto la scelta ideale, sicuramente il minimo di ragionamento e la linea di pensiero verrà in qualche modo premiata. Quindi, se volete scrivere due righe sopra o sotto, dove volete, indicando qual è la vostra idea e perché avete fatto il grafico in quel modo, va benissimo. Altre possibili soluzioni. Esattamente come l'ultima, solo che invece di utilizzare dei segmenti tra un punto e l'altro, ho utilizzato un tipo di segmento HV. Orizzontale e verticale. Ecco, questo se volete è un più, nel senso che l'idea è che un certo personaggio ha recitato il ruolo di Batman in un certo periodo e quindi il peso e l'altezza di Adam West sono sempre stati gli stessi fino a che è entrato in gioco Michael Keaton. Quindi qui c'è un minimo di ragionamento in più che mi dice sì, in realtà non c'è un anno preciso ma c'è un periodo e quindi questo cerca in qualche modo di rappresentarlo.
ovviamente questo ragionamento in più viene premiato, per cui se ci sono altri difetti magari del grafico, ad esempio non avete tolto il Lego, ma l'avete mantenuto, ma avete avuto questa idea, sicuramente in qualche modo viene premiato, perché c'è un passaggio in più. Altra soluzione è questa. È un po' più difficile da leggere, nel senso che vedete che in realtà il comic book inizia nel 39, ma Batman c'è ancora adesso, per cui lo rappresento con questa linea, dall'anno in cui inizia all'anno in cui finisce. Stessa cosa per Christian Bale, dall'82 fino al 2012, scusate, dal 2005 al 2012. Il codice che sta dietro questa variante è molto più complicato degli altri. Per cui il mio consiglio, come dicevo prima, è iniziate a fare qualcosa di base che funzioni. Poi, se vi resta tempo, potete anche sbizzarrirvi e cercare di trovare soluzioni un po' più articolate. Altre possibili soluzioni, che però non sono proprio ottimali. Altezza e peso dei vari attori. Iniziamo qua col comic book, Adam West, poi scendiamo giù. No, Christian Bale non è qua, George Clooney, Val Kilmer, Michael Keaton e poi arriviamo quassù a Ben Affleck. È un tentativo, però ha dei limiti. Okay? Risolve sicuramente la proporzionalità perché i punti sono riportati rispetto agli assi. La chiarezza anche, però rispetto alle altre soluzioni che abbiamo visto sopra, sicuramente ha dei limiti. Per cui risolve il problema, però non nel modo ottimale. Comunque è una soluzione accettabile, sicuramente è più che sufficiente. Altra possibile soluzione ho l'altezza e la dimensione della sfera, del cerchio, è proporzionale al peso. Abbiamo dei problemi di proporzionalità perché, come sapete, la percezione delle aree è fortemente alterata in termini percettivi. C'è un tentativo comunque di rappresentare entrambe le informazioni, risolve in parte il problema della proporzionalità, almeno per l'altezza, che era la misura principale che vedevamo nel primo grafico. Quindi complessivamente una soluzione di questo tipo potrebbe essere sufficiente, però ha dei grossi limiti. Queste sono un po' di varianti che mi sono venute in mente, ma ovviamente ce ne sono anche molte altre. E giusto per darvi un'idea di cosa può andare e cosa invece un po' meno. Tutti questi grafici sono disegnati a partire sostanzialmente dallo stesso insieme di dati. In questo caso ho scelto di
andare a memorizzare i dati in un file CSV, che è quello che vedete qua. Allora, il file CSV non è tanto facile da leggere, perché comunque è tutto impacchettato, tuttavia è abbastanza facile da scrivere. Quindi abbiamo un file con queste, scusate, con queste colonne: periodo, attore, altezza, il peso e poi l'anno di inizio e l'anno di fine. L'anno di inizio e l'anno di fine, in realtà, l'anno di fine soprattutto mi serve solamente per il grafico, quello con le linee, negli altri non mi serve. L'attore, l'altezza e il peso sono invece i dati fondamentali, assieme all'anno di inizio che mi dà la posizione sull'asse X. Quindi il punto di partenza è per tutti esattamente lo stesso insieme di dati. Scelta del tipo di dato. Mentre un file JSON è più facile da leggere, perché lo strutturate, mettete gli spazi, mettete gli a capo, eccetera, il file CSV è un po' più difficile da leggere, tuttavia è un po' più compatto e soprattutto ha una sintassi molto più semplice. Basta ricordarsi di mettere la virgola tra un campo e l'altro. Quindi spesso un file CSV può essere più semplice da scrivere rispetto a un file JSON. E qualcuno di voi ha visto che se io cerco di leggere un file JSON che ha qualche errore sintattico, ho un errore in fase di lettura e non so bene a cosa sia dovuto. Come leggo i file? Allora, qui ho una funzione Batman che fa tutto. Allora, qui ho una variabile che è il file di configurazione del plot in cui ho messo display mode bar falso. Questo evita che andando sul diagramma mi venga mostrata quella serie di pulsanti in alto a destra che permette di fare lo zoom e altre cose di questo tipo. Okay. Semplicemente perché per spiegarlo era più facile, perché se mi muovo sul grafico mi appare quella serie di puntini è scomodo, però assolutamente non è necessario. Poi quello che faccio è fare un plot di 3.csv, il file, attenzione, visto che il file si trova nella stessa cartella in cui si trova il file HTML, mi basta mettere il nome del file. Se lo mettessi in una sottocartella che chiamo dati, lì scriverei semplicemente dati slash batman.csv. Non dovete mettere HTTP eccetera, perché non sapete come si chiama il server. Non dovete metterci due punti, perché ovviamente il browser che voi utilizzate sulla stessa macchina, ma teoricamente potrebbe essere utilizzato da un'altra macchina, non sa qual è come andare a recuperare il file C, due punti, eccetera, ma semplicemente il nome del file. Per cui la mia raccomandazione è mettere il file dati esattamente nella stessa cartella in cui mettete il file HTML e menzionare esclusivamente il nome. Quando il file CSV è stato caricato ed è stato convertito in un oggetto, viene chiamata la funzione che specifichiamo subito dopo, con i due parametri error e data. Se error è undefined, questo test fallisce, perché semplicemente vuol dire che non c'è stato nessun errore. E a questo punto data contiene i dati del nostro file CSV. Data sostanzialmente contiene, ve lo faccio vedere, no, non posso farlo vedere di là perché in realtà è una variabile locale, sostanzialmente data
è come se fosse uguale a un array con una serie di campi che hanno gli stessi nomi delle colonne del file CSV. Quindi periodo, due punti, 1939 attore, due punti, comic book, altezza, due punti, 182, non ricordo qual era, eccetera, eccetera. Virgola, il secondo, virgola, con tutti i dati, virgola, gli altri. Lo metto tra, come commentato, giusto per ricordarvi qual è la struttura del file, scusate, dell'oggetto creato a partire dal file CSV. Per cui io posso accedere a data indice i per accedere a ciascuno degli elementi che sono le righe del mio file CSV. Data quadra i punto periodo attore altezza mi dà il valore della riga iesima per il campo, per la colonna che ho specificato. Ed è quello che faccio qua sotto. Quello che faccio qua sotto è la parte iniziale, quello che è un data processing, cioè prendo i dati e vado a costruirmi i miei array che poi utilizzerò per andare a disegnare il grafico. Quindi qui utilizzo quattro array, anno, altezza, peso e attore, in cui faccio una scansione sui miei dati, vado a prendere data di punto inizio e lo metto dentro l'anno, data di punto altezza e lo metto dentro l'altezza. Vi faccio notare che qua metto un più per essere sicuro che quello sia un numero. Quindi, dopo aver caricato i dati, e questo in realtà lo fa di 3, per conto di Plotly, ci sarà una fase di processing in cui prendete i file dati dal CSV e li mettete in array. Dipende di volta in volta il tipo di dato che avete, come è strutturato, eccetera. E poi c'è la parte di definizione del grafico. Per cui in questo caso ho due tracce, in realtà prima ho un grafico con l'altezza, in cui ho una traccia che si chiama, qui non ho dato il nome perché in realtà c'è un'unica traccia, che ha un X che è l'anno e l'Y l'altezza. Il text, cioè il testo che mostro quando faccio l'over su quel punto, è semplicemente l'attore. L'over info è semplicemente il testo. Di tipo scatter, quindi XY, e poi ho le informazioni sul layout, dove ho 500x300, quindi un grafico abbastanza allungato. Ho dei margini, vedete che il margine bottom e il margine left sono un po' più ampi degli altri perché devono includere sia i dati che poi l'etichetta dell'asse. Ho un titolo dell'asse X, anno, un titolo dell'asse Y, che è altezza, e ho questo suffisso per ogni valore che viene messo, in modo che torno qua su in cima, vedete che qua compaia 190 centimetri. Se faccio l'over, vedete che ho semplicemente il nome dell'attore.
E poi faccio plotly Batman A, ho fatto una serie di div, ognuno per un grafico diverso, traces, ricordatevi che traces deve essere un array, ok? Ve l'ho già detto un sacco di volte, ma a questo punto se avete fatto in laboratorio sicuramente ve lo ricordate. Il layout e la configurazione. La configurazione qui la uso semplicemente per non mostrare la serie di pulsantini in alto quando faccio l'over sul grafico. Poi ho un altro grafico che contiene il peso, che è esattamente analogo all'altro, l'unica cosa è che qua metto come y il peso e il suffisso chilogrammi, e questo diventa Batman P. Va a finire in un div che contiene questo grafico. Se vado a prendere il file assignment, eccolo qua, in realtà prima soluzione e poi ho i due div, button A e button P. Quindi i due grafici compariranno sostanzialmente uno sopra l'altro. In generale, se pensate di aggiungere del testo o qualunque altra cosa alla vostra soluzione, vi consiglio di aggiungere un div. L'altra soluzione è di andare a fare un plotly specificando l'ID del redesign. A questo punto, dentro il redesign, viene inserito il nostro plot. Se mettete un div apposta, lo potete mettere dove volete, prima, dopo il testo, dove preferite. Se vi vengono in mente più soluzioni, potete tranquillamente riportarne più di una. Due soluzioni non vi portano al doppio dei punti, però sicuramente delle due soluzioni io sceglierò la migliore per dare il vostro punteggio. Tornando al nostro JavaScript, ho poi la soluzione 2 con i due grafici multipli. Vedete che in questo caso ho un array con la prima traccia che corrisponde al peso e la seconda traccia che corrisponde all'altezza. Il peso è sull'asse 2, y2. Il layout è sostanzialmente analogo al primo, con l'unica differenza che in questo caso ho due assi y, il primo standard e il secondo che corrisponde al peso, y-axis 2. In questo caso è fondamentale andare a indicare quello che è il dominio. Ricordatevi che i valori che mettete lì dentro sono dei valori reali che variano tra 0 e 1, dove 1 è la parte più alta del grafico. Dopodiché faccio una chiamata al metodo plot Allora, in questo caso ho utilizzato plot perché in realtà il grafico deve essere disegnato una volta sola. Se io avessi un grafico che deve essere aggiornato, ad esempio in base a una scelta di qualche opzione, ovviamente plot non va bene perché mi aggiunge dei nuovi grafici. Quello che devo fare è usare new plot specificando sempre lo stesso ID. Quello con le linee a scala aggiunge un dettaglio in più, aggiunge un'etichetta che è diversa dal semplice nome dell'attore. Come faccio a mettere un'etichetta ad hoc? Faccio in questo modo, mi costruisco un array e per ogni elemento dell'array aggiungo il nome dell'attore
da capo e il periodo. E poi vado a specificare qua text, due punti, label, e l'etichetta che mi sono costruito in questo modo. Quindi ogni punto avrà quell'etichetta. Questo vale ovviamente, vedete che ho utilizzato label sia per, ho utilizzato label per, scusate, per il peso, ma non per l'altezza. Quindi se faccio un over sul peso ottengo quell'etichetta, se faccio un over sull'altezza ottengo semplicemente il nome dell'attore. Scorrendo verso il basso, allora, vedete che qua ho attore periodo e qui ho semplicemente l'attore. Ovviamente mi posso sbizzarrire sulle etichette che voglio. Vi faccio notare che io qui ho messo una capo, ma la capo non viene visualizzato. Se io voglio visualizzare la capo, devo utilizzare un break, il tag HTML. Qui se faccio un refresh, vedete che adesso è andato a capo. Questo vale per le etichette che vengono mostrate, vale per i valori che mettiamo sull'asse, vale un po' per tutto. Okay? Per quanto riguarda questo, vedete che l'organizzazione è completamente diversa. Mentre nel primo caso io ho l'asse X che contiene gli anni, uno per attore, quindi ho preso sostanzialmente la colonna inizio, ho preso la colonna peso e la colonna altezza e li ho utilizzati come coordinate dei miei punti. In questo caso l'approccio è diverso. Io per ogni possibile attore ho costruito una nuova serie. Una serie che ha due punti che sono gli estremi, e in particolare nel caso del comic book l'estremo è l'anno corrente, quindi 2017. Quindi qui devo fare sostanzialmente un processing molto più diverso rispetto a quello che ho fatto prima. Ve lo accenno velocemente e poi potete guardare con calma il codice, eventualmente ne parliamo se avete domande. In realtà l'ho messo qua sotto, eccolo qua. Allora, ho due tracce iniziali di tipo scatter che hanno soltanto delle linee, che hanno una linea di colore grigio con uno spessore 0,5. Che sono queste piccole linee che vedete che congiungono i vari punti. E sono sostanzialmente le stesse linee che abbiamo visto nei grafici precedenti. E questo mi serve per dare proprio l'idea che quella è stata l'evoluzione del tempo. Ho una serie di colori che io ho definito, uno per ogni attore, e poi per ogni attore cosa faccio? Aggiungo alle tracce 0 e 1, quindi quelle due che ho iniziato prima, l'inizio, e poi il peso o l'altezza. E se non esiste la fine, quindi non esiste
il campo fine in quella linea, metto come fine 2017. E poi metto la fine e il peso. Quindi sostanzialmente queste due linee grigie seguono l'altezza e il peso piatti per quanto riguarda l'inizio e la fine, poi vanno all'elemento successivo. Oltre a questo, cosa faccio? Faccio traces.push una serie completamente nuova per ogni attore. Qui vado a specificare per il nome innanzitutto, il nome della serie che corrisponde all'attore, e di tipo scat, e poi metto come serie X la data di inizio e la data di fine. E come valore Y, in questo caso, il peso. Uguale, inizio e fine. È una linea orizzontale. In questo caso l'asse è il secondo. Vado a dire che il colore di questa linea è colors di I e il marker ha come colore colors di I. In questo modo assegno lo stesso colore all'attore, sia per quanto riguarda il peso, che qua sotto per quanto riguarda l'altezza. Per quanto riguarda l'altezza, in particolare, io decido di non mostrare la leggenda. Altrimenti avrei due leggende, una per il peso e l'altra per l'altezza, con gli stessi colori. Faccio anche un piccolo passo in più che in realtà non è necessario, ma ve lo spiego visto che ci sono. Vado a dire che il gruppo della leggenda a cui appartiene questa serie è il gruppo che ha come nome il nome dell'attore. E idem faccio per questo. A cosa serve dire che quella serie fa parte di un gruppo? Serve perché se io faccio un click su una di queste voci della leggenda, quella serie scompare. E scompare sia nel peso che nell'altezza. Quindi quelle due serie fanno parte dello stesso gruppo e quindi quando io attivo o riattivo il peso, il particolare attore, quello scompare o ricompare in entrambi. Questa cosa qua funziona anche qui. Se io vado a togliere l'altezza, mi scompare l'altezza sotto. Non ha molto senso, non serve assolutamente a nulla. In questo caso, può avere un senso, perché magari qui ho una sovrapposizione e quindi voglio andare a leggere meglio senza Adam West. E quindi lo tolgo. O senza comic book. Probabilmente questo è una caratteristica che non dovete mai usare in un esame, però se volete fare una visualizzazione particolarmente interessante, magari vi torna utile. Quindi per ogni attore vado ad aggiornare le due serie 0 e 1 che riguardano quelle due linee grigie, e in più vado a mettere una serie per il peso e un'altra serie per l'altezza. Uso un layout sostanzialmente analogo a quelli di prima, quindi ho il doppio grafico col doppio asse Y e poi ho il mio solito plot. L'ID del div in cui andare a disegnare, le tracce, il layout e la mia configurazione per non mostrare i pulsanti in alto. Ho saltato alcuni grafici intermedi, ma direi che sono abbastanza ovvi, quindi poi il codice l'avete a disposizione e lo potete guardare con calma. Tutto questo sta in una funzione, quindi torno in alto. È lungo il codice perché ho, come avete visto, un certo numero di varianti. Quindi ho la mia funzione che chiama plotDD3 e poi definisce questa funzione che permette di
fare il disegno non appena i dati sono disponibili, con il processing e poi il codice che disegna il grafico. Quando chiamo questa funzione? Ragionevolmente onload. Quindi window.onload uguale button. In realtà qui ho fatto una cosa leggermente più raffinata. Ho fatto add onload di button, che è la funzione che devo chiamare. Cosa fa questa funzione? È definita qua su in cima. Va a vedere se esiste un precedente valore di window.onload. E poi cosa fa? Dice window.onload uguale function e chiama la funzione che viene passata come parametro, il nostro batman nel caso specifico, e poi se esisteva una funzione precedente la richiama subito dopo. Questo perché se voi avete diverse funzioni onload e scrivete semplicemente window.onload uguale, quella che avevate registrato prima ve la perdete. Invece in questo caso crea sostanzialmente una catena di funzioni, chiama quella che specificate e poi chiama anche quella che era definita prima. Se voi avete un'unica funzione onload nella vostra pagina, questo piccolo accorgimento non è ovviamente necessario. Il codice l'ho messo tutto in un file separato che contiene tutto quello che deve essere fatto e viene incluso qui con uno script src uguale eccetera. Questa soluzione è un po' più ordinata, una soluzione un po' meno ordinata prevede di mettere qua dentro questo codice script tutto il codice necessario per disegnare il grafico. È una vostra scelta. Se volete lavorare su un unico file che contiene sia HTML che JavaScript, potete scrivere qua dentro il codice. Se volete essere un po' più ordinati, potete fare questo. Utilizzare un codice, un file separato. Vi consiglio di creare voi un nuovo file vuoto, okay, in cui scrivete il vostro codice, separato da qualunque altro codice che possa già esistere. Per le risposte, prendiamo l'ultima ad esempio su Clarity, vedete che qui abbiamo il div con la classe answer, qui dentro ho tolto il commento che c'era prima e ho messo due paragrafi in cui ho scritto la risposta. Okay, quindi quello che ottengo è che quando apro la pagina vedo nel riquadro corrispondente la risposta. Per le domande di teoria, quello che ho fatto è semplicemente andare ad aggiungere la classe selected a uno degli item. Per cui qui vedo chiaramente quello assegnato. Io l'unica cosa che apro è questo file, come ho fatto adesso per la soluzione. Quindi guardo questo, leggo le vostre risposte, guardo il grafico che avete fatto,
guardo le risposte che avete dato e di conseguenza assegno dei punteggi ai vari elementi. Quindi se il vostro grafico non viene visualizzato qui dentro, per me non esiste. Ve lo ricordo perché, ripeto, non è raro trovare dei compiti consegnati in cui quello non compare. Quindi, di nuovo, verrete avvisati quando mancano 5-10 minuti alla fine, verificate di avere il vostro grafico che compare. Fate un commit, anzi fate un commit non appena avete un grafico decente. Per cui se c'è un blackout, voi avete il vostro file salvo. Non succede di solito, ma è già successo. Per cui questa è l'idea. Fate attenzione a non fare un commit di qualcosa che non funziona. Meglio avere un grafico non ottimale, non super raffinato, ma sostanzialmente corretto, piuttosto che avere qualcosa che non funziona. In altri corsi, programmazione ad oggetti, ad esempio, normalmente un 15% di quello che viene consegnato non compila. Ok? Qui forse la percentuale è un po' più bassa, però il tutto deve essere corretto. Potete abbandonare la prova in qualunque momento. Potete non consegnare, cioè non fare il commit. Una volta che il voto è stato pubblicato sul portale, e quindi riceverete la mail automatica, normalmente io vi do 2 o 3 giorni di tempo per eventualmente rifiutare il voto. In assenza di vostra comunicazione, verbale, via mail, con segnali di fumo, come volete, il voto viene registrato. Okay? Quindi non dovete confermare il voto, vorrei evitare di ricevere decine di mail di conferma. Normalmente qualcuno non è contento del voto che ha raggiunto, quindi decide di riprovare e mi dice rifiuto il voto. A quel punto il voto viene cambiato in esame non superato. Normalmente non ha effetto sulla vostra carriera, ma nel registro compare come non superato. Okay? Tendenzialmente non metto voti in sospeso. Non scelgo il voto migliore delle ultime 2 sessioni. Nel momento in cui mi dite che voi rifiutate il voto, l'avete rifiutato. Se lo accettate, ci rivediamo in futuro, ma non per un esame di questo corso. Se non ci sono domande, osservazioni o curiosità particolari, direi chiuderei qua. Il codice è a disposizione sulla solita pagina, sul solito repository, quindi potete guardarlo, eventualmente se avete domande sono a disposizione.